per quanto mi riguarda, è dal 2011, quando io sono entrato in politica. Perché se vedete che cosa ho fatto in questi 5 anni di consigliere comunale, in maggioranza, ma qualche volta diciamo in contrasto con la stessa, e quindi mi sono stato un battitore libero a Palazzo Sisto, come avete scritto, come hanno scritto i giornali. La lista è una lista, secondo il mio punto di vista, forte, perché è fatta tutta di persone trasparenti, non avvezze alla politica, e non abbiamo nessun riciclato nelle nostre liste, cioè i riciclati noi non li abbiamo voluti. Ecco, quali sono i movimenti e quale percentuale credete di raggiungere alle elezioni? Allora, i movimenti sono Altra Savona, che è quel movimento civico che era stato creato dal senatore Cappelli nel 2009. Poi c'è Cittadini per Savona, che è, diciamo che è centrale dal punto di vista dell'asse politico. Poi c'è la Federazione Pensionati con lista Bertone, e Bertone è uno dei candidati. Voi sapete che è il leader dei pensionati. Poi ci sono i Socialisti Uniti, che questo è un grande risultato che abbiamo ottenuto dopo circa 20 anni di discordie. E poi c'è Unione Italiana, che è un movimento di ispirazione, diciamo, cattolica, ma anche questo al centro del panorama politico. Lei diceva che i Socialisti Uniti, però alcuni socialisti appoggeranno Caprioglio. Ma quali socialisti appoggiano Caprioglio? Voi considerate due persone, il nuovo PSI, che poi è rappresentato da due persone, neppure di Savona, che secondo il nostro punto di vista non sono socialisti, perché per essere socialisti bisogna avere una storia, bisogna avere una moralità, una trasparenza e essere di centrosinistra. Quindi ci dispiace, ma questo gruppo, che poi sono due, ci hanno fatto un grande favore a andarsene, anche se hanno avuto il coraggio di farlo dopo che hanno firmato il patto federativo nostro e anche il simbolo. Ad oggi la lista non è ancora completa, quali i tempi per presentare la lista definitiva? Noi abbiamo tutti i nomi, ma siccome oggi non sono presenti alcuni per motivi professionali, questo vi fa capire che qualcuno dei nostri candidati è fuori Savona perché ha interessi dal punto di vista culturale, è fuori città, Milano, Torino, perché sono professionisti di altissimo livello, e quindi per non far torto a questi assenti, noi presentiamo la lista e in un prossimo futuro presenteremo tutti i candidati, probabilmente in un convegno che parlerà dell'economia, del porto, dell'autonomia, e verranno a questo convegno i leader dei movimenti che ci appoggiano.